Mauro Bergamasco, ultimo allenamento qui all'Acqua Acetosa di Roma, dopo tanta fitness a orzi nuovi nei giorni scorsi, ora si comincia a lavorare sul tipo di gioco da adottare in Argentina, Canada e Stati Uniti per il tour per cui l'Italia parte proprio questa sera. Sì, obiettivo ripresa atletica compiuto con oggi, abbiamo ripreso quelli che è il gioco offensivo da portare almeno nella prima partita di questo tour. Ci aspetta una settimana comunque intensa, perché a partire dall'Argentina andiamo ad incontrare tre squadre di buonissimo livello che sicuramente ci metteranno in seria difficoltà. Senti, quindi, dopo 14 anni di azzurro, che effetto fa vedere così tanti giovani questa squadra? L'effetto che faceva forse ai veterani quando sono arrivato io 14 anni fa, più o meno. È bene che il movimento vada avanti, è bene che il movimento si evolva anche con uno spirito, una motivazione nuova che i giovani sono in grado di portare in questo gruppo. Credo che mettere assieme e a disposizione di tutto il gruppo l'esperienza dei più anziani e la motivazione e così la voglia di arrivare dei giovani, credo che sia un ottimo mix per portare avanti un progetto importante come quello che vogliamo fare. Intanto vincere tre partite in questo tour. Senti, cominciando da quella con l'Argentina, che sicuramente sarà molto già focalizzata verso Rugby Championship o quattro nazioni che dir si voglia. Anche questo obiettivo sicuramente a loro darà una motivazione in più. L'Argentina la conosciamo, è una squadra di altissima qualità che è capace di interpretare emotivamente una partita, soprattutto anche contro di noi, in maniera ottimale. Credo che metteranno in campo la loro migliore squadra, anzi non sono sicuro, ma quello che farà la differenza sicuramente sarà l'emotività e la capacità di interpretare con carattere questa partita.